Siamo in prossimità della festività di Pasqua e proprio per questo motivo vogliamo dedicare la puntata di oggi alla scoperta di un'importante opera di Ignazio Stern, La deposizione di Cristo. Si festeggia domani la solennità di Pasqua e vogliamo dedicare la puntata di oggi al tema della deposizione di Cristo nel sepolcro, offertoci in questa tela di Ignazio Stern, datata 1722. Ignazio Stern era un pittore austriaco che si trasferì in Italia e divenne uno dei più importanti esponenti della pittura tardobarocca rococò della nostra penisola. Lavorò molto anche a Piacenza e l'opera che possiamo ammirare in questa puntata è conservata ancora oggi nel Museo della Collegiata di Castellarquato ed era stata pensata ed ideata per decorare l'ossario della collegiata stessa. È un'opera in cui si respira la lezione pittorica emiliana a partire da Correggio fino a Carlo Cignani, contemporaneo e del quale Ignazio Stern fu allievo. Il tema della pittura rococò che va a schiarire le armonie cromatiche e quindi i colori utilizzati all'interno dell'opera è il tema fondante, il tema stilistico fondante di questo dipinto, nel quale il pathos è molto palpabile, la disperazione nei volti è leggibile, ma la leggerezza dei colori è l'elemento che contraddistingue maggiormente questa tela.